piacere a vedere una mostra di NAC, numerosi artisti. C'è qui Klaus Prior, che è esposto l'anno scorso, qui c'è la Rosita Peverelli. Ho visto, per esempio, la Milvia Quadrio, che è scesa dall'Aquila, e Flavio Paolucetto, che lo dimentico, e Flavio Paolucci, che fa un grande piacere. Tra l'altro, Flavio Paolucci, io lo voglio incastrare un po' in queste storie, spero di vederlo un giorno in questo monumento, perché è uno spazio molto bello. Questa mostra nasce, l'idea viene nell'autunno, tardo autunno del 2016. NAC Arnoldi decide, l'accompagno, di venire qui a Gnosca e lui conosceva il monumento ma lo riscopre, entra dentro nel vuoto, nel silenzio di questo spazio e in un attimo decide cosa esporre, una pietà, un miracolo, il suo requiem. E questa mostra era prevista l'anno scorso, solo che proprio il giorno che io finisco un piccolo testo per lui, il telefono, guarda NAC, Ornella, mi chiami il NAC, appunto il testo, ho saputo della sua scomparsa. Chi avrà in mano il catalogo vedrà che io l'ho scritto il giorno della sua scomparsa. Sono quelle cose strane che succedono, particolari. E scoprirete nel testo, la mostra allora era lungi a venire, troverete in dettaglio, perché il mio testo segue la collocazione che aveva deciso NAC, che tutto quanto è stato deciso da lui. Quando i suoi vecchi collaboratori, collaboratori di una vita, l'architetto Attilio Panseri e il Lulo Tognola, grafico, collaborano per questa mostra, rispettano fino in fondo il volere del NAC, sia nella collocazione delle opere, minimi cambiamenti che probabilmente Attilio, anche NAC, avrebbe voluto. Lui prevedeva di mettere il suo miracolo un po' più dritto, però probabilmente sul posto avrebbe concordato. Fece un piccolo schizzo per un catalogo, Lulo Tognola ha eseguito questo catalogo seguendo le direttive del NAC. Dunque, noi siamo qui, una mostra in quello che per me è una sorta di cameo su un'attività espositiva molto importante di NAC Arnoldi.